Benvenuti a Parigi, a due passi dalla Torre Eiffel, si decide la seconda semifinalista della Women's Champions League. Il Barcellona, come prevedibile, ha già staccato il primo biglietto per Torino, tra poco ne farà anche una tra Paris Saint-Germain e Lione. Arriva il cross, dentro c'è Egerberg che stacca di testa, mette l'angolino, questa è lei, un pallone, 0-1. Bellissimo il cross di Bachat, perché è stato davvero un traversone bellissimo alle spalle della difesa, ma Bachat ha un piede molto, molto educato, davvero lì è stata brava Egerberg. Non è finito però il Lione, Malar, la palla arriva in zona Egerberg che segna il gol del 2-0, e la palla che va da lei. Check in corso, perché se c'è qualcosa da rivedere, qualche posizione magari di Malar al momento del lancio, se regolare o meno. Fuori gioco, ecco, sì, è leggermente al di là. Questa è una chiamata che a livello umano è impossibile fare, ma c'è il pallone ed è giusto così. Invece è buona in questo caso da parte di Debritz, che premia ancora Diani, che può anche andare per la porta. Catotò in area di rigore, la palla arriva a Baltimore, Catotò la mette dentro, eccola la risposta ad Egerberg. Catotò 1-1, parità al Parco dei Principi e meno 1 nel totale. E questa è stata un'azione insistita, bravissima Endler a rispondere più volte, un paio di parate consecutive sulle conclusioni del Paris Saint-Germain. Tagliata sul secondo palo e sbuca sempre lei, Wendy Renard. 2-1 per il Lione, back to back, andate e ritorno. Questa partita porta senza dubbio la sua firma. Bachat di nuovo, ottima palla, ma lo ripetiamo, lei è bravissima a calciare e qua non possono nulla i difensori, perché comunque Renard salta più alto di tutti. La partita finisce qui, finisce 2-1 per il Lione, con il 3-2 complessivo anche con la gara di andata. Fa festa l'OL, che passa il turno, vince la semifinale contro il PSG, vendica lo scorso anno e va a Torino ad affrontare il Barcellona.